esercito di liberazione è pronto a partire! Buongiorno, ecco qua. Sapete quant'è che non prendo il mio clarinetto? Quasi, credo, 2 mesi. 2 mesi. E tra un mese iniziano le lezioni al conservatorio. Ieri mi ha mandato il mio compagno di studi, il collega Vincenzo Lombardo mi ha mandato il programma che inizio le lezioni dal 3, mi pare, di novembre. E la cosa pazzesca è che stanotte ho sognato il mio maestro di clarinetto, Antonino Linci, che mi rimproverava. Cose da pazzi, io già era da giorni detto devo riprendere col clarinetto, anche perché c'ho un saggio, ho visto un messaggio di Coraline, la mia compagna musica da camera, c'ho un saggio il 14 di ottobre, devo vedere ora pure come organizzarmi perché io sono a Roma, vediamo un attimino come fare. Ecco qua, vedete, impegni di scuola, gli impegni valgono per tutti, ora vediamo come fare, però stamattina mi sono ritagliato 2 ore per riprendere un attimo certi ritmi e va bene, ecco qua, vedete che bello. Allora, ieri giornata palermitana, abbiamo finito ieri sera tardi, siamo stati con tutti i nostri candidati, anzi con tutti i nostri deputati eletti, che rappresentano intanto le province di Messina, Catania e Palermo, i nostri 7. Silvana Miuccio, ti senti sempre sotto esame? Sì, in continuazione. Vabbè, ma la vita è un insieme di esami, ragazzi. Parliamoci chiaramente. D'altronde, se non fosse così, per quanto mi riguarda, mi annoierei, come si suol dire. Oh. Ieri abbiamo fatto una bella giornata su Palermo. Ovviamente qualche usciere non era felice di vedermi, perché ancora si ricorda quelle che erano le migliaia di emendamenti che presentavo durante le finanziarie, quindi mi ricordo le carriole piene di emendamenti, ma comunque, altri tempi, ormai è tutto digitale, siamo in una nuova fase, ho incontrato il segretario generale, abbiamo anche visto i locali dove posizionare il gruppo, siamo anche in attesa dell'esito della verifica che è in corso su Messina per sapere se otterremo un terzo seggio, quindi un terzo parlamentare regionale su Messina e quindi il gruppo regionale da 7 va a 8, oppure per poco ci mancherà questo seggio. L'ho precisato, noi nel rispetto della volontà degli elettori abbiamo presentato una richiesta di verifica, di riconteggio su cose specifiche, quindi nulla di personale nei confronti di chi eventualmente. Un saluto e stima da Bari, Roberto D'Estasio, grazie. Noi in Puglia abbiamo presentato la lista al Senato, e non ci vedremo con gli amici di Bari
la prossima settimana. Ora vi spiego anche perché. E quindi c'è questo ricorso, nulla di personale, ma è giusto che venga rispettata la volontà degli elettori. Tutto qui. Per cui credo che questo esito del ricorso, mi dicevano, di questa riverifica, così il conteggio si dovrebbe avere venerdì o sabato. Siamo in attesa. Nel frattempo, grazie Roberto D'Estasio, grazie, saluto da Bari. E nel frattempo intanto noi abbiamo iniziato la nostra attività con i deputati che sono stati eletti e per ora stiamo proprio definendo tutti i dettagli organizzativi del gruppo. Tenete conto che nel frattempo io sto seguendo anche le dinamiche a Roma per quanto riguarda l'insediamento di Camera e Senato. Lì, come sapete, ieri è arrivata l'attestazione ufficiale della convalida delle elezioni di Daphne Musolino al Senato e di Francesco Gallo alla Camera dei Deputati. E quindi in questo momento siamo anche alle prese, in particolare sto seguendo io personalmente, le dinamiche della formazione dei gruppi parlamentari Camera e Senato. In questo mi sta dando una mano preziosissima l'onorevole Lomonte, che voglio ringraziare, Carmelo Lomonte, che è deputato uscente nazionale, ha fatto la scelta di non ricandidarsi più e fa parte integrante del nostro progetto e mi sta dando una mano importante su Roma, ovviamente da parlamentare uscente, dove ho fatto tre legislature, ci serve per cercare di organizzarci al meglio. E in Sicilia, ieri abbiamo stabilito già con tutti i deputati regionali, noi in questo momento stiamo lavorando con questo direttorio formato dai deputati regionali e nazionali. E abbiamo proprio preso alcune intanto decisioni organizzative. La prima decisione che è stata presa, e lo dico a tutti i candidati delle nostre liste che vedo che ci stanno seguendo, c'è Franco Orlando pure, che lo vedo collegato, e la prima decisione che è stata presa riguarda la data per incontrare tutti i candidati delle nostre liste. Sabato 15 ottobre. Sabato 15 ottobre è fissato l'incontro a Enna, all'Hotel Federico II, alle ore 9:30. Tutti i candidati e le candidate nelle nostre liste sono state convocate per confrontarci sull'organizzazione del movimento. Come vedete, noi, a differenza di altri, non scompariamo dopo le elezioni, non è nostra abitudine. E lo voglio dire a tutti i candidati e alle candidate che mi stanno chiamando, che mi hanno tempestato di messaggi: guardate, dateci solo il tempo di organizzarci. Come vedete, tutti potete essere protagonisti di questa nuova fase. Qual è questa fase? È quella di radicare il nostro progetto in tutta la Sicilia. Infatti uno degli argomenti che abbiamo discusso ieri è stato proprio i vari step per arrivare alla costituzione dei gruppi di liberazione in tutti i comuni. Questo è l'obiettivo. E in base anche all'altro elemento, che è il tesseramento, perché per poter costituire gruppi di liberazione bisogna iscriversi. C'è la nostra piattaforma che vi consente di iscrivervi e di fare i gruppi di liberazione. Domani parleremo proprio di questo. Anche lo dico a tanti, è inutile che mi scrivete su Messenger, io ho oltre 30.000 messaggi non letti, ma vi sembra, come potrei mai fare io a leggere i messaggi su Messenger, ragazzi? Cioè, dovrei passare la giornata e neanche mi basta al telefono a rispondere. Umanamente io non ce la faccio. Quindi
ve lo voglio anche dire, vi chiedo scusa, ma la mia giornata è articolata e ovviamente costellata da tante cose, quindi cercate invece di seguirci e di partecipare agli appuntamenti. E lo dico pure qua a Savuccio Bellanca, caro, quando noi fissiamo degli incontri dovete venire, perché in quello è il momento dove ci si confronta e vale per tutti. Non è che io mi posso mettere a spiegare per ogni candidato le cose e poi il candidato magari si lamenta, De Luca non risponde. Ma se io devo fare una cosa del genere, non faccio più nulla e mi metto al telefono. E non è possibile. Perché voi dovete sapere che io ho una giornata che è così articolata. Ora sto riprendendo a studiare, lavoro tra una riunione e l'altra, tra un comizio e l'altro, tra un impegno politico e l'altro, anche il mio lavoro che porta avanti. Chiaro? Ora c'è prima il sindaco, ora il ruolo di deputato, quindi ci stiamo preparando anche per quanto riguarda la campagna elettorale su Taormina. Ho i miei genitori, ho moglie, ho figli. Dico, ci rendiamo conto che complessivamente ho una serie di responsabilità, sì o no? Seguo il gruppo a Palermo, seguo il gruppo a Roma. Ora ci stiamo anche suddividendo i compiti, perché io ovviamente non ci arrivo. E quindi è ovvio che anche su questa questione ieri ci siamo parlati chiari all'interno del gruppo. Ci stiamo suddividendo i compiti e tutti quanti dovete sapere che quando parlate con alcuni referenti del movimento è come se parlate con me. Quindi questa è la questione che ci tenevo anche a precisare. Allora, cosa succederà? Domani noi metteremo nuovamente il link a disposizione, ripubblicheremo, anche se voi andate già sulla piattaforma www.siciliavera.com o www.orgogliosiculo, troverete la possibilità, avrete la possibilità di tesserarvi a Sicilia Vera. Non solo, entrando nella piattaforma, avrete modo di costituire i gruppi di liberazione, che sono formati di almeno 15 uomini e donne. Oh. Il gruppo di liberazione è la nostra organizzazione di base, che vi consente di partecipare alle nostre attività e anche di dialogare con noi, perché ora noi faremo anche delle dirette aperte solo agli iscritti. I lavori, per esempio, altra cosa di cui ora parliamo, della giunta di liberazione. E allora è stato anche definito, ecco qua, se andate su orgogliosiculo.com, anzi orgogliosiculo.it, ecco qua, mi ero confuso io, orgogliosiculo.it è la nostra piattaforma, vi potete iscrivere, potete costituire gruppi di liberazione o ci accedete tramite siciliavera.com o andate direttamente alla nostra piattaforma orgogliosiculo.it e c'è subito richiesta di iscrizione. Perché è importante iscrivervi? È un costo popolare, 10 euro. Perché? Perché per poter partecipare ai lavori che noi faremo, lo faremo tramite la piattaforma. Ci saranno delle dirette che non saranno più aperte a tutti, saranno aperte soltanto agli iscritti. Chi vuol vedere e seguire i lavori, per esempio, della giunta di liberazione, che sarebbe il cosiddetto governo ombra, che ieri abbiamo deciso di iscriversi, di avviare, giunta di liberazione si chiama, che sarà fatta da 12 uomini e donne. Come li andremo a individuare? Anche su questo ieri ci siamo confrontati. Domani metteremo un link dove chiunque può mandare il proprio curriculum. Ma attenzione,
per poter mandare il curriculum bisogna essere iscritto a Sicilia Vera. Questo è il minimo, quindi lo si fa tramite la piattaforma. Quindi domani metteremo a disposizione questo. Perché? Perché per il 15 ci è convocato già il Consiglio Confederale per scegliere tutti gli assessori e quindi partire con la nostra attività. È ovvio che all'interno dei candidati e candidate che hanno le competenze specifiche, ovviamente noi guarderemo con particolare attenzione. Attenzione però a un fatto: gli assessori del governo di liberazione devono essere uomini e donne libere, cioè che non ci sia il rischio di condizionamenti, che non siano ricattabili, che non siano condizionabili, perché questo è un percorso che inizia e deve arrivare alle prossime elezioni regionali. E voglio dirvi anche che chi ha le caratteristiche di essere uomo o donna libero, essere competente nelle materie in cui si propone, perché noi domani pubblicheremo anche quali sono i 12 assessorati per i quali si apre questo ragionamento, e di conseguenza ognuno di voi deve guardare la tipologia di assessorato per proporre la propria candidatura. Quali sono le regole di ingaggio? Molto semplice, molto semplice. Gli assessori che faranno parte del governo di liberazione lavoreranno a stretto contatto con me quotidianamente, sostanzialmente, e con i deputati. La giunta di liberazione si riunirà una volta a settimana in generale. Ci sarà un giorno fisso, quindi state attenti. Tra una riunione e l'altra, ogni assessore deve svolgersi l'attività di sua competenza. Quindi non solo deve seguire le attività degli assessori del governo Schifani quando saranno individuati. Una. Due, dovrà avere la capacità di tradurre in proposte di legge o anche in suggerimenti amministrativi quelle che è il contenuto del nostro programma di governo. Perché è ovvio che noi ora siamo nella fase che sarà indispensabile per incalzare il governo Schifani su tutte le cambiali che ha firmato e nello stesso tempo proporre i nostri provvedimenti, perché noi abbiamo un'idea complessiva per come cambiare la nostra terra, lo abbiamo detto agli elettori e lo porteremo avanti, e lo porteremo avanti ora con le proposte, e le proposte che delibererà la giunta di liberazione diventeranno disegni di legge che porteremo in aula. Avete capito? Questo è il percorso. E allora l'unica cosa che noi possiamo garantire ai componenti della giunta di liberazione è solo il pagamento delle spese. Spese, nel senso che se una volta ci riuniamo a Trapani piuttosto che a Messina, rimborseremo le spese, tutto qui. Ci sarà previsto probabilmente un gettone di presenza simbolico mensile di 50 o di 100 euro, perché non è un'attività a pagamento. Questo ci voglio precisarla, perché? E anche qui state attenti. Questo è un percorso che può portare all'individuazione degli assessori definitivi nel momento in cui i siciliani ci daranno la fiducia per andare ad amministrare finalmente questa terra. Cosa significa? Che gli assessori che individueremo ora e che lavoreranno al nostro fianco, che resisteranno anche ai condizionamenti, ai ricatti, a tutto ciò che può succedere in un confronto del genere, che resisteranno 5 anni al nostro fianco,
quelli diventeranno assessori definitivi del presidente De Luca. Quindi è un percorso affascinante, di grande immagine, perché gli assessori, i componenti della giunta di liberazione faranno le dirette con me, faranno le conferenze stampe con me, faranno incontri sul territorio in base alle proprie tematiche. Questo è, vedete, l'obiettivo che c'è. Di conseguenza è un momento di grande visibilità, ma anche di grande impegno. Questo lo voglio dire perché mi sono arrivati messaggi di varia natura. Allora non è questa un'attività che può svolgere chi non è, da un punto di vista anche economico, libero. Lo voglio dire perché non è un'attività a pagamento questa qui. Poi, per carità, noi siamo aperti a tutti, non ci sono preclusioni, ma lo devo sottolineare. Questo è fondamentale. Quindi che nessuno si faccia film strani. Perché qua siamo sempre chiari nelle nostre cose. Il governo di liberazione sarà composto da uomini e donne libere che hanno il curriculum giusto per la delega per la quale si propongono, che abbiano la costanza, perché noi nel momento in cui vi presentiamo ai siciliani e alle siciliane, alla stampa, voi che fate? Vi ritirate perché poi non resistete? Ovviamente diventa antipatico. Quindi fatevi una sana riflessione. È un'attività dura, molto dura, ma molto bella e molto esaltante. È come coloro che per anni, 10-15 anni, fanno tutti la gavetta, si candidano al Consiglio Comunale, si candidano magari la prima volta, vengono da questo punto di vista anche, vengono sconfitti la prima, la seconda volta. Bene, questo è un percorso, è una sorta di processione per l'obiettivo finale. Quindi è ovvio, lo dico già in partenza, che chi sta al nostro fianco ora e ci mette la faccia lo sarà anche dopo. Ma è il nostro interesse. Quando 12 uomini e donne acquisiscono una, vedete, una professionalità tale, cioè 5 anni di attività, ma chi ha interesse a non far proseguire il percorso, secondo voi? Quindi lo voglio dire chiaramente. È anche un investimento che l'interessato fa. È anche un investimento. Però un investimento a lungo periodo. 5 anni. Sono 5 anni. Quindi, e qui si vede il maratoneta. Pensate che noi abbiamo iniziato con Sicilia Vera il 18 di marzo del 2007. E oggi, se siamo la prima forza politica in Sicilia, ci abbiamo lavorato per 15 anni. 15 anni di schiaffi, di colpi bassi, 15 anni di tragedie, di vittorie, di gioie e di dolori. Ma siamo stati costanti. La costanza alla fine è fondamentale. Questo ci tengo a sottolinearlo. Quindi che nessuno si proponga, tanto perché è alla ricerca di un attimo di visibilità, perché perde tempo. Non solo, i curricula non li valuterò solo io, li metteremo sul tavolo e il compito di scegliere la giunta di liberazione è di tutti i deputati regionali e nazionali di Sud Chiama Nord e di Sicilia Vera. Questo ve lo voglio precisare. Quindi ecco quale diventa anche la tecnica. La scelta sarà fatta, noi ci auguriamo di poterlo fare, giorno 15
alla conclusione del seminario che stiamo organizzando a Enna con tutti i candidati e le candidate delle nostre liste, ci sarà un momento pomeridiano dove si riunirà il Consiglio confederale e valuterà tutti i curricula che sono arrivati. Questo è il nostro metodo. Domani avrete un apposito link dove potrete mandare il vostro curriculum. Approfittate già ora per iscrivervi alla piattaforma. Alla piattaforma www.orgogliosicolo.it. Quindi vi dovete iscrivere a Sicilia Vera, se no non potete ovviamente proporre la vostra candidatura, anche perché chi non crede nel nostro progetto, ma non ho capito a che titolo si candida per entrare nella Giunta di Liberazione, obiettivamente. Quindi prima si condivide il nostro percorso e poi ci si va avanti, così funziona. Va bene? Ora io vi saluto, torno il mio clarinetto, che è da 2 mesi che lo trascuro, e vi raccomando, questo è un momento importante. Ciascuno di voi può diventare protagonista, senza essere figlio di, come vedete, noi siamo così. Meritocrazia, capacità, competenza, coraggio, costanza. Chiaro. E Marco Bertoni, bello da Augusta. È ovvio che a ogni assessore, Marco Bertoni giustamente dice, ci sarà un dipartimento. Cioè, all'interno della movimento ci sarà un dipartimento che è fatto da uomini e donne iscritte che hanno una competenza specifica in quella materia. Quindi è ovvio che ci sono dei gruppi di lavoro, su questo non ci sono discussioni. Quindi, oh, guarda chi c'è, Maurizio Grosso. Ciao Maurizio, come a quest'ora ti sei alzato? Maurizio Grosso, Sifus Confael, bravo. Caro abbraccio a tutti, ci vediamo domani mattina e avrete la possibilità, domani vi completerò il ragionamento, di poter proporre le vostre candidature.